So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you and I'll be me? And everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you and I'll be me? And I'll be me. Buongiorno a tutti. Allora, questo è il look di oggi. È un Get Ready With Me che amate tanto, quindi a me piace farli mattutino. E infatti adesso devo scendere, devo andare a lavoro. Ho utilizzato a grandissima richiesta questa palettina qui di It Style. Vedete com'è? È un'azienda italiana che trovate un po' i vari corner in tutta Italia. Questa qui è la Smoky Natural 16 colori. Questa sta sui 12 euro. Quindi vi faccio vedere in action 4-5 ombretti di questa palette. E l'ho voluta abbinare appunto con degli orecchini blu perché ho fatto questo eyeliner che è il nuovo eyeliner di Neve Cosmetics, quello blu, che mi piace da morire e perché fa questo effetto tipo jeans. E niente, quindi è un look comunque intenso e strong, quindi io non ho problemi ad uscire così, lo sapete. Se mi seguite sui vari social vedete il look del giorno e mi trucco anche più pesante a volte. Però ovviamente può essere adatto a una serata particolare, un'occasione speciale. E quindi niente, io spero che il look vi piaccia, vi lascio al video e buona visione. Buongiorno. Allora, queste luci a primo mattino veramente non le sopporto. Mi devo abituare, La mia colazione, sono circa 2 settimane che sto facendo colazione con la marmellata senza zuccheri aggiunti. Precisamente quelle frutti di bosco. Come base trucco andiamo ad utilizzare per la prima volta la nuova Defense Hydra 5 Matte di Bionique, che è una nuova crema anche detossinante, oltre che idratante e opacizzante nella zona T, perché c'è all'interno una resina mediterranea che va ad assorbire l'eccesso di sebo, e quindi la prima volta che la provo con voi. Ok, si assorbe bene, quindi va benissimo in base trucco. E come contorno occhi utilizzo il contorno occhi antirughe di Bioficina Toscana, che lo sapete che ormai è più di un mese che lo utilizzo e mi sta piacendo molto. Ha una bella consistenza morbida, quindi veramente mi piace tantissimo. Lo applico anche sulla palpebra. Allora, il fondamenta che utilizzo, che è quello che ormai ho usato quasi tutto l'inverno, è questo qui della Liquid Flora, fondotinta bioattivo Age Defense. La colorazione che uso io è la numero 03. Però volevo farvi vedere in action questa spugnettina qui, che è diventata famosa, che è di quelle lì in silicone. L'ho comprata su AliExpress, anche se l'originale ha una marca, fondamentalmente il silicone è silicone, quindi è quella. Sono 4-5 giorni che la provo, quindi più o meno mi sono fatta già un'idea. Stendo il fondotinta su tutto il viso e considerate che sul naso io dopo lo stenderò con le mani, perché questa spugnetta qui è di una scomodità sul naso infinita. Quindi come si fa? Si va praticamente a strisciare. E poi si picchietta in questo modo perché si va a chiudere. Tra l'altro il fondotinta che utilizzo è un fondotinta che si asciuga rapidamente, quindi devo lavorarlo veramente rapidamente. Non è che amo molto questa spugnetta, però ve la volevo far vedere in action. Vedete, in questa zona qui prendo un altro po' di fondotinta e lo vado a stendere bene. Alla fine è come se fosse una sorta di spatola, quindi c'è tipo una spatoletta per stenderlo, e tamponando diciamo che alcuni pori dilatati si mimetizzano.
quindi non lo so, cioè, nel senso, è di una scomodità unica, veramente. Io ho visto anche il video di Clio, pure Clio era bocciata, e poi ho visto dei video di alcune americane che la utilizzavano e di due coreane, perché in Corea voi lo sapete, però veramente ci si impiega troppo tempo per fare la base e comunque anche sul naso non è facile. Ok, come correttore vado a utilizzare io coreana, scusatemi, allora vado ad utilizzare l'Eras Pasta di Benefit che ho acquistato a Sephora col 30%. Devo dire che io non li amo così densi, però visto che ne parlavano tutti bene, ne parlano tutti bene da una vita, ho approfittato della scontistica per provarne uno. Quello più venduto è il numero 03, però era un corallo veramente troppo scuro. Invece questo qui è un corallo, però si adatta benissimo al mio incarnato e va benissimo anche da solo, mentre quell'altro corallo ovviamente ci dovete abbinare un correttore un po' più chiaro per andare a livellare le colorazioni, vedete? Ultimamente poi ho delle occhiaie pazzesche. Oggi è venerdì e io praticamente lavoro vicino casa, ma sarà una giornata bruttissima, già lo so, perché lavoro in un posto che non vorrei lavorare. Come cipria vado ad utilizzare un fondotinta compatto in polvere nuovo della Defa Cosmetics, che è lo 01. Ci sono tre colorazioni, questa qui è quella col sottotono un po' più giallino. E io l'ho applicato anche da bagnato, solo che vedete che ho dovuto grattarlo perché ovviamente la parte bagnata non riusciva, cioè l'aveva sigillato, quindi l'ho dovuto grattare. Devo dire la verità, mi piace più come cipria, nel senso che mi fissa benissimo il trucco e mi dà una coprenza maggiore proprio al fondotinta, quindi perché essendo un fondotinta compatto in polvere c'ha più pigmento, quindi magari mi trovo veramente molto molto bene come cipria. Nella zona T tampono. Per il contouring vado a utilizzare questa terra qui che sto amando tantissimo, che è della NYX Taupe, è il colore perfetto per le ombre, e utilizzo questo pennello a goccia di MAC che è il 137. Vado leggermente sul naso, vedete che è molto pigmentato, quindi andate molto leggeri e sfumate le righe come sempre. Nel video della base, ma come in tanti video, purtroppo le luci non mi permettono di vedere benissimo le ombre soprattutto, e mi sono resa conto che andando a sfumare poi con le dita avevo portato via prodotto nel contouring del naso, e quindi qualcuno di voi mi ha detto che il contouring al naso era brutto. Effettivamente era brutto, devo ammettere, perché non avevo, cioè avevo tolto pezzi. Quindi speriamo che non sia malvagio questo. Come farla? Vado ad utilizzare questo duo di Peter Hack, che vedete che è veramente molto bello. Ovviamente si miscelano, ok, col pennello, e lo andiamo ad applicare in questa zona qui, dove sorridete sempre sulla fascia, perché qui va la terra, qui andrà l'illuminante e il fard andrà qui. Al lavoro molto spesso mi si viene detto: ma io non ho tempo di fare tutti questi passaggi che stai facendo. Ragazzi, io mi sveglio prima, quindi cioè io, per me questo è un rituale, e quando non lo faccio tipo sabato, domenica, perché magari un po' mi scoccio di rifarli tutti, visto che dal lunedì al venerdì io mi trucco sempre, non dico abbastanza pesante, però mi trucco parecchio. E quando non lo faccio sto male, perché è diventato per me un rituale di bellezza, cioè di che mi dedico del tempo, ok? Non so se sono riuscita a rendere l'idea. Adesso utilizzo il Primer Potion di Urban Decay. Ieri sera sono andata a letto che ho preparato la postazione con i prodotti da utilizzare, e poi stamattina mi sono svegliata che avevo voglia di tutt'altro, quindi più o meno già so quello che andremo a realizzare, però mo vediamo. Abbiamo detto che andremo ad utilizzare questa palettina qui. Dicevo, stamattina mi sono svegliata con la voglia di applicare su tutta la palpebra un colore rosso vivo, che in questo caso è questo, ok? Che è un terracotta.
Questa palette ha un prezzo bassissimo, sta intorno ai 12 euro. Alcuni colori sono fantastici, tipo questo. Sono super pigmentati, scrivono bene, si sfumano bene, veramente ottimi. Altri mi piacciono un po' meno perché, ad esempio, questi illuminanti, tipo questo e questo, hanno una consistenza troppo doppia secondo me del pigmento e quindi a me segnano la palpebra, quindi quelli non li utilizzo. Ma sto utilizzando veramente sempre, quasi tutti i giorni, tutto il resto della palette. E devo dire che anche il nero, che utilizzeremo dopo, ha una buona pigmentazione. Solitamente per vedere se gli ombretti sono buoni, bisogna vedere il colore più chiaro e il colore più scuro. Dopodiché prendo un pennello da sfumatura e mi sfumo i bordi. Prendo un marrone più scuro inizialmente e poi successivamente vado ad utilizzare anche il nero. E vado a crearmi la classica intensificazione della palpebra. Vedete, lo applico qui, in questa zona qui. Per aiutarmi nella sfumatura, prendo anche questi chiari e li vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare, l'opanna principalmente, per dare più gradualità alla sfumatura. Adesso vado col nero. Ricordate, non mi stancherò mai di dirlo, per fare una buona sfumatura con un pennello applicate prodotto e l'altro pulito sfumate. Riapplico un po' di colore sulla palpebra di arancio. E adesso utilizzo questo eyeliner qui che secondo me è uno dei più belli che ha fatto Neve Cosmetics, che è l'eyeliner blu, Tebes, non so come si pronunci, ed è un blu notte molto elegante, quindi lo vado ad utilizzare proprio come eyeliner. E non mi spavento se la riga viene spessa, perché mi piace anche la riga spessa su questo look, quindi vediamo un po'. Diciamo che se mi viene sottile, non mi aiuto infatti col pennellino sottile, quindi vediamo un po'. Al solito pulite le ciglia, perché altrimenti dopo quando mettete il mascara è una tragedia. Mi ricorda molto il jeans questo eyeliner. È venuta così oggi, non lo so, mi piace perché è una forma particolare, cioè è sempre più sottile e più doppia, però è proprio dritta. Ok, quindi sì, ma anche l'altra volta con questo eyeliner mi è venuta così. Poi ho pensato che voglio toccare anche la rima interna oggi per avere un effetto un po' più aggressive. Allora, siccome non mi piace la matita blu all'interno, metto il matitone nero, questo è della Make Up Forever, l'acqua shadow. Che adesso, cioè da adesso, da circa 2 anni hanno cambiato le confezioni, però io ho quello vecchio, ma è quello. E dura tanto, quindi, ed applico, vedete questo? Questo qui è la luce dell'ombra luce, il kit che fa neve, che la luce mi piace tantissimo, la utilizzo come punto luce leggero, elegante, vedete qui? È molto bello. Però mi piace dare questo tocco di luce solo sul dito e già che mi trovo mi ero dimenticata, lo applico anche qua. Vedete che è bellissimo, questo è uno dei miei illuminanti preferiti. Vedete, è un occhio allungato. Poi vado col mascara Sculpt Volume, che ormai ho aperto questo. Mi vedete sempre utilizzare lo stesso perché uno mi piace per le mie ciglia. Questo è un mascara che va molto bene. E poi perché non voglio aprire altri mascara, cioè perché sennò si seccano e peccato di Dio, come si dice a Napoli. È peccato di Dio. Ovviamente mi sono ignaccata qua sotto. E ridefinisco le sopracciglia con la matita Neptune di Nabla. È stata questa una settimana infernale. Seguitemi su Instagram Story, perché mi piace molto di più anche di Snapchat, devo dire la verità, perché non riesco a seguire 30.000 social. Ve l'ho raccontata tutta su Instagram.
Vi dico solo che il mio illuminante Mary Lou è caduto a terra, si è frantumato mercoledì. Vado a lavarmi i dentini e mettiamo insieme il rossetto. Allora, per questo look utilizzerò questa matitina qui di Kiko, che è la 413, e il rossetto numero 5, extra matte, sempre di It Style, che è questo bellissimo colore che mi piace tantissimo. I rossetti e le tinte di questa azienda veramente sono tra i migliori che abbia mai provato. Ho sbagliato a prendere matita, credevo fosse quella più sul rosso, invece quella va più sul rosa, quindi dopo sfumo benissimo col rossetto perché il rosso e il rosa non mi piace. È brillantini questa matita. La cosa bella è che dura tantissimo e poi soprattutto si resta morbido, non so, mi piace. Allora, questi due me li porto dietro perché sicuramente a pranzo dovrò ritoccarli. Bello. Vi piace? Ok, tolgo queste due cose, ravvivo il capello e poi voglio provare con voi questo spray qui che è un anticrespo. È della linea Giada, Giada Cosmetics, che è una nuova linea italiana, sto dicendo americana, italiana, completamente bio, e forma la base di estratti vegetali biologici. Agitare bene. Quindi io preferisco non fare così perché ho i capelli troppo lisci, quindi faccio. Oddio, mi ricorda il mare. Non male. Mi hanno mandato diversi prodotti, anche una maschera, quindi io testerò in questi giorni. Ed è una linea appunto che fa tutti i prodotti per capelli, quindi. Questo è il look finito. Io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto questa serata, penso, questa giornata. Vi do un grosso bacio, fatemi sapere che cosa ne pensate con un commentino, un like come al solito. E io scappo al lavoro, quindi vi faccio il selfie, lo posto sui miei social, vi faccio vedere questo look. La settimana prossima ci sarà il video di no, Halloween di Carnevale, quindi spero che vi piaccia anche quello. E ciao! Ci dopo.